Ciao a tutti da Cibo e Fantasia. Oggi vi vorremmo proporre un tipico pane marocchino, il cosiddetto msemen ripieno. Vi auguro una buona visione. I seguenti ingredienti che ci servono e che andremo ad utilizzare sono i seguenti. Ci serve un cucchiaino di sale, un pezzettino di lievito di birra, poi per continuare l'impasto ci servirà ovviamente la farina, semola rimacinata di grano duro e farina di grano tenero tipo 00. Poi andremo a utilizzare olio e semi di girasole, burro e queste due che vi ho detto adesso ci serviranno per stendere l'impasto. Inoltre dovremo utilizzare per realizzare l'impasto anche acqua tiepida. Utilizzeremo un bollitore. Mentre per il ripieno andremo ad utilizzare, come vedete qui, spinaci, ricotta, peperoncino, sale, parmigiano reggiano, olio extravergine d'oliva. E adesso siamo pronti per andare a preparare il nostro impasto. Adesso andremo ad realizzare il nostro impasto. Utilizzeremo circa 300 g di farina tipo 00 e semola rimacinata circa 200 g. Adesso andremo ad aggiungere lievito di birra e sale, dopo aver fatto un piccolo vortice al centro. E adesso con acqua tiepida andiamo a mischiare, o meglio a mescolare il tutto, fino a che non otterremo un impasto. Più lo lavoriamo e più sarà soffice e buono. Questo è l'impasto che dovete ottenere. E adesso andremo a formare delle palline. Mettiamo l'olio, il seme di girasole, che ci servirà per stendere l'impasto. Munitevi di un piano da lavoro dove andrete a mettere le vostre palline dell'impasto. Adesso formiamo tante piccole palline di questa dimensione, come vedete. Facciamo come vedete qui e le riponiamo su un piano da lavoro dove vi pare. La stessa cosa anche per il resto dell'impasto. Questo è il risultato che dovete ottenere. Sopra alle palline abbiamo sparso un po' di olio di semi di girasole per non far formare la cresta. E adesso lasciamo riposare per qualche minuto. E mentre aspettiamo che riposino l'impasto, andiamo a realizzare il ripieno. Come vedete qui abbiamo messo gli spinaci in una padella a fuoco lento. E adesso aggiungiamo olio extravergine d'oliva, circa 2/3 cucchiai, un cucchiaino di sale, peperoncino a piacere. E adesso lasciamo che gli spinaci si asciughino. Aspettiamo 2/3 minuti più o meno e poi andremo ad aggiungere il resto. Come vedete la pentola canta, diciamo, e adesso andremo ad aggiungere la ricotta, un po' di parmigiano reggiano, sempre a piacere vostro. E adesso diamo una piccola mescolata a tutto e lasciamo cuocere.
e lasciamo cuocere finché non tutti gli ingredienti si amalgamino perfettamente e poi saranno pronti per essere riempiti all'interno del nostro impasto. Adesso andiamo a stendere il nostro impasto dopo averlo diciamo fatto riposare per circa 5 minuti più o meno, utilizzando sempre olio di semi girasole. Andiamo a stendere il nostro impasto. Questo è il risultato che dovete ottenere. Adesso andiamo a riempire con il nostro ripieno che abbiamo fatto prima, come vedete qui. Adesso andremo a coprire il ripieno. Guardate attentamente, dovremo formare all'incirca un rettangolo. Come vedete qui. E adesso, come vedete qui, ne abbiamo stesa un'altra, aiutandoci sempre con olio di semi di girasole e un po' di burro questa volta. E l'impasto che abbiamo fatto poco fa lo mettiamo all'interno dell'impasto che abbiamo fatto adesso, vedete qui, e facciamo una doppia copertura, aiutandoci sempre con un po' di burro per non far attaccare l'impasto, diciamo, e andiamo a formare un rettangolo. Adesso questo che abbiamo fatto lo allarghiamo leggermente ai bordi e lo mettiamo sopra a una teglia con sopra una carta da forno ed è pronta per andare in forno. Vi ricordo, utilizzate o un forno ventilato oppure un altro tipo di forno a 180 gradi per circa 10 minuti, prima nella parte inferiore del forno e poi nella parte superiore. La stessa cosa faremo anche per il resto dell'impasto, riempendolo con l'impasto e mettendolo sopra alla teglia. Restate con noi. Questo è il risultato che dovete avere. Mettiamo un po' di burro per far diventare il colore dorato. E adesso le mettiamo in forno. Come vi ho detto prima nella parte inferiore per farle dorare sotto e poi nella parte superiore, sempre come vi ho detto prima, forno ventilato 180 gradi per circa un quarto d'ora. E questo è il risultato che dovete ottenere: il colore dorato, come vedete, sia la parte inferiore qui sopra. E adesso sono pronte per essere servite. E voilà, questo è il risultato finale che abbiamo ottenuto: dei semplici insemen ripieni. Noi abbiamo utilizzato questo tipo di ripieno, ma potete metterci quello che volete. Se vi è piaciuta la ricetta e il video, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube, lasciate i vostri commenti e da Cibo e Fantasia è tutto. Ci vediamo prossimamente, grazie e arrivederci.